Francesca fu uno tra i più alti geni del Rinascimento. Nulla si sa della sua giovinezza, tranne che nacque a Borgo San Sepolcro verso il 1420. Queste umili e semplici case lo videro fanciullo. Ed il pittore, che fu anche studioso di prospettiva e di geometria, per contrasto sognò una città ideale, splendida di marmi, solenne nel suo silenzio, vigilato da architetture della più pura rinascita. Essa è racchiusa in una pala che si può ammirare oggi ad Urbino. Ma la freddezza delle armonie geometriche lascia il posto ad un'estatica esaltazione nei dipinti religiosi, come questa mirabile resurrezione. Firenze attrasse il grande pittore. Sulle rive dell'Arno, dove lavoravano i più insigni artisti, egli affermò la propria personalità inconfondibile ed estranea a tutte le scuole pittoriche dell'epoca. Oggi Firenze, città che offre ai suoi visitatori la spontaneità di una folla vivace e la letizia di armoniose vetrine, conserva nella Galleria degli Uffizi alcune mirabili opere di Piero. I ritratti dei suoi protettori, i duchi d'Urbino. Federico da Montefeltro e Battista Sforza. La Madonna della Misericordia, solenne nella sua grandezza, sicura nella sua immobilità, altissima e protettrice sui gruppi dei fedeli. La ritroviamo scolpita nella lunetta della chiesa di San Francesco ad Arezzo, la città medievale che accolse l'artista con le sue schiette architetture profilate contro il limpido cielo. Come allora, il mercato è affollato e chiassoso. Le strade e l'architettura dei palazzi conservano le caratteristiche del tempo. La chiesa di San Francesco, dalla facciata ancora oggi incompiuta, ci prepara al suo capolavoro, la leggenda della croce che splende sulle pareti del coro. La semplicità della sua architettura fa risaltare meglio lo stupendo gruppo di affreschi. Favoloso il corteo della regina di Saba che si incontra con Salomone. In una di queste figure il pittore ritrasse se stesso. Nell'Annunciazione l'immobile maestà dell'angelo ha veramente qualcosa di soprannaturale, mentre nella battaglia di Costantino e nella morte di Cosroe, l'impeto dei combattenti e dei cavalli è fissato sotto l'intensa luce di cui Piero ebbe il segreto. L'impeto di altri cavalli rivive ogni 5 di settembre nell'antica città per la clamorosa e colorata giostra del Saracino. Come al Palio di Siena, il popolo si appassiona alla rievocazione storica parteggiando per le diverse contrade. I giuochi di bandiere precedono la giostra.
giostra che si svolge violenta secondo una tradizione secolare. Immagini che passano rapide, mentre le altre, quelle fissate da Piero nei suoi affreschi, restano a testimonianza di una civiltà artistica mai più raggiunta. Da una parete, la città turrita domina la scena del ritrovamento della croce. Il senso del miracolo cristallizza i gesti dei personaggi davanti alla resurrezione del giovane toccato dalla vera croce di Cristo. Ed è miracolo anche questo limpido cielo di Arezzo, sotto il quale si svolge il lavoro dei contadini, diretti discendenti di quelli che servirono da modello all'artista e che allora, come oggi, diedero vita a questi campi. Urbino, la città dei Montefeltro, accolse il pittore di Borgo nel biancheggiare dei marmi. La reggia rinascimentale sognata da Piero della Francesca appare inverosimile, come un castello favoloso dalle logge affacciate sulla valle. Si dischiude sull'assorto cortile. Il palazzo ospita preziose opere d'arte ed accanto a tale scuola di misurata armonia è sorto l'Istituto per l'Illustrazione del Libro, dove i giovani imparano la difficile arte dell'incisione e della stampa, continuando nel gusto moderno la passione che Federico da Montefeltro nutrì per i bei libri miniati. Nel Palazzo Ducale, la preziosa flagellazione dipinta da Piero racchiude forse il segreto della morte di Odd'Antonio da Montefeltro. La tragedia è come sospesa in quest'opera del grande pittore che seppe fermare nella geometria degli spazi la luminosa bellezza della realtà.